Salve a tutti ragazzi, sono Chris per lo staff di Ultimate Team FIFA Italia e vi do il benvenuto a questa nuova review. Il giocatore che andremo ad analizzare oggi è una vecchia conoscenza del nostro campionato, della Serie A. Un giocatore che sicuramente è rimasto e rimarrà sempre nei cuori dei tifosi rossoneri, ovvero Kakà. Nella sua versione classica, Classical International Heroes, delle carte fatte per celebrare gli eroi delle nazionali sudamericane, tra cui appunto Kakà. La prima cosa che andiamo a notare di questa carta è sicuramente l'aumento dell'overall e delle statistiche, perché hanno fatto una carta veramente assurda. Se non ricordo male, dovrebbero aver usato le statistiche di Kakà di FIFA 10, ma non vorrei dire una boiata. Comunque, rispetto all'ultima versione IF che aveva avuto Kakà, troviamo un più 10 di overall e un più 21 per quanto riguarda la velocità. Ma questo aumento di velocità sarà veramente così? Cioè, in-game rende come dovrebbe? Andiamolo a vedere subito. Sulla carta, appunto, troviamo un bel 90 di velocità. La velocità c'è e si vede. Però dove si vede? Si vede nel momento in cui il giocatore si inserisce mentre è controllato dalla CPU. In momento sì, potete ammirare tutta la velocità e l'upgrade che hanno fatto a questa carta. Però vi assicuro che nel momento in cui magari provate lo scatto palla al piede, si nota molto 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 meno. Non dico che sia un 69 come la versione IF, però non è neanche un 90. Diciamo che sarebbe giusto un 83, sarebbe giusto in game più un 83, un 84, non di più. Ripeto, però, palla al piede, negli inserimenti è molto 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 veloce, invece. Per quanto riguarda il dribbling, invece troviamo un più 11 rispetto all'ultima versione, ovvero un 93 su questa carta. E beh, il dribbling vi assicuro che si nota tutto. Togliergli palla è decisamente difficile, soprattutto se siete un minimo esperti per quanto riguarda il dribbling, e vi assicuro che anche le 4 stelle skill aiutano e tanto. Ripeto, togliergli palla è difficile, pecca un po' in agilità, non è proprio agilissimo, però con quel controllo palla che ha un 97 e quel 95 di dribbling secco, beh, quei due valori credo si commentino da soli. Passando al tiro troviamo quella che è stata sinceramente un po' la delusione di questa carta, perché troviamo innanzitutto un più 9 rispetto all'ultima versione e quindi un 90 sulla carta. E già il 90 uno dice vabbè minchia 90 di tiro, sicuramente tirerà delle bordate assurde, avrà una finalizzazione impeccabile, e invece no, purtroppo non è così. Per quanto riguarda i tiri dalla distanza, nonostante abbia un 92 di long shot, beh, è assolutamente impreciso. Non so perché, non so se magari ho beccato la carta buggata, io non lo so, non ve lo so dire, però quel valore non lo rispecchia assolutamente in game. Il posizionamento invece c'è, quello c'è anche per quanto riguarda gli inserimenti, sono ottimi. Il 99 di tiro al volo non ho avuto occasione di provarlo, perché non mi è arrivata mai una palla così spiovente, quindi non l'ho potuto provare. Il 96 per quanto riguarda i calci di rigore credo sia abbastanza inutile. E la finalizzazione è stata, ripeto, la nota dolente di questo giocatore. Ha un bel 87 sulla carta, che per un COC sarebbe un valore assolutamente ottimo. Però, come potete vedere anche voi dalle clip, tante volte sbaglia dei gol facili, ma proprio facili, facili, facili. E si è costretti a fare il classico tiro a giro sul primo palo, con cui segnerebbe anche, boh, un terzino quasi. Quindi, diciamo che il tiro mi ha deluso, ecco. Le statistiche difensive non ve le sto manco a dire perché ha dei valori bassi, ma alla fine è giusto così perché è sempre stato un giocatore molto offensivo. E andiamo direttamente al passaggio, dove troviamo un bel 88 sulla carta, che è solamente tra parentesi un più 4 rispetto all'ultima versione. Però ha dei valori assolutamente interessanti, come ad esempio il 91 d'effetto, il 91 di passaggio corto e il 93 di visione. Per quanto riguarda le punizioni, ha un valore abbastanza bassino, non arriva neanche ad 80. Però devo dire che con la forza di tiro che ha e quell'effetto, bene o male, se è riuscito a tirare di potenza da girare la barriera, non dico che segna quasi sempre, però ogni tanto qualcuno la mette dentro senza troppi problemi. Per finire andiamo ad analizzare il fisico, altra nota stonata per questo giocatore assurdo. Infatti troviamo solamente un 68 sulla carta con statistiche decisamente basse. Tra cui l'elevazione, che però è il problema minimo, perché alla fine è anche abbastanza alto, parliamo comunque di un giocatore di 1,86, quindi ogni tanto qualche palla alta riesce a prenderla. Però poi ad esempio troviamo quel 62 stamina che lo porta ad essere già stanco al 70esimo, e quella è una cosa che per come gioco io non mi piace più di tanto. La forza fisica c'è e non c'è, ovvero ha quasi un 80.
Però avendo un valore abbastanza bassino lì e non essendo forte neanche nell'equilibrio, diciamo che se arriva il difensore un po' più arcigno vi butta a terra senza troppi problemi. E per finire, l'aggressività anche questa. È un contro perché quel 5-1 significa che non va mai a pressare il portatore di palla. E sembra almeno per come gioco io, non mi va tanto a genio sta cosa. Per finire, andiamo a riepilogare velocemente i pro e i contro. Tra i pro troviamo la velocità che anche se ha quel difettuccio detto a inizio video, però è sempre un bel valore per un GOC, a me fa comoda quella velocità. Il dribbling perché è assolutamente il punto di forza di questo giocatore. E il posizionamento perché fa degli inserimenti niente male ed è sempre al posto giusto nel momento giusto. Mentre invece per quanto riguarda i contro purtroppo c'è la finalizzazione, la stamina perché come ho detto prima si stanca troppo facilmente e l'aggressività. Come voto finale io ho dato 9 perché nonostante abbia quei difetti, basta prenderci un attimo la mano e saperlo usare e si riescono a compensare facilmente. E comunque segna, fa assist, è un giocatore molto utile. E poi vabbè, cioè dopo che ha avuto un aumento del genere, non gli si può dare un voto basso, parliamoci chiaro. Con questo il video termina, vi ricordo di passare dai nostri social, se il video vi è piaciuto lasciate un like e commentate per farci sapere cosa ne pensate. Un saluto, addio!